Ciao ragazzi, oggi vi parlo di una cosa a cui tengo moltissimo, un'iniziativa, un progetto, una rassegna, chiamatela come volete chiamarla, che è iniziata la settimana scorsa sul blog, ve ne ho parlato anche nelle storie, inizia oggi su IGTV e YouTube ed è una rassegna di post barra video in cui vi parlerò di alcuni libri di letteratura italiana. Chi mi segue, chi è costante nel seguire le simpatiche avventure di Amaranti in Mess, sa che a dicembre ho sostenuto all'università un esame di letteratura italiana 8-900esca contemporanea. Fra i libri da studiare c'erano alcuni libri che vi ho fatto vedere in tutte le sale, di cui vi ho parlato tantissimo, e che erano per l'esattezza questi quattro: Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Fratolini, Cronache di poveri amanti, lui, Pavese, La luna e i falò, e Natalia Ginzburg, Lessico familiare. Al di là del fatto che sono tutti e quattro dei libri molto molto belli, che ho amato moltissimo, due dei quali sono alla seconda lettura, quindi sono stati una rilettura, questi due, Il sentiero dei nidi di ragno e Pratolini. Pratolini, vabbè, cioè, amore, amore infinito. Quello che mi è piaciuto particolarmente nello studio di questi testi è stato vedere una certa prospettiva su la resistenza partigiana, il fascismo e il dopoguerra, quindi gli esiti della guerra e della resistenza. Perché a volte mi sembra che noi che ci reputiamo, che siamo cresciuti nei valori della resistenza, che diciamo di essere antifascisti, spesso cadiamo un po' nello stereotipo. Personalmente l'ho fatto, soprattutto in passato quando ero più piccolina. Per me il partigiano era tipo il supereroe, era l'eroe senza macchie e senza paura. In realtà, crescendo, leggendo, studiando, come dire, ho dato una tridimensionalità alla figura del partigiano e alla resistenza che comunque dobbiamo considerarla è stata una guerra, quindi un atto violento, quindi un atto al di fuori della, possiamo definirla, civiltà. Questo comporta che la resistenza e quindi gli atti individuali dei partigiani spesso non sono stati belli, spesso non sono stati condivisibili. In questi quattro libri tutto questo viene fuori. Quindi la mia idea è quella di fare dei post dedicati soltanto a un aspetto, a un capitolo, a un tema trattato all'interno di questi quattro libri e ogni 2 settimane metterlo online sul blog e poi parlarvene in video. In Il sentiero dei nidi di ragno, Calvino, la storia è quella di un ragazzino, Pin, che vive in un paesino in Liguria, credo. E vive la resistenza, cioè l'avvento del fascismo, poi l'occupazione tedesca. Lui scappa da casa sua, vabbè, sì, cioè, lì c'era tutta una situazione particolare. Viene accolto in questo gruppo di partigiani, che però è un gruppo di partigiani un po' sui generis, diciamo che sono tutti reietti, quelli che nessuno vuole. Lì si vede che il partigiano non è sempre puro e meraviglioso, spesso ha delle zone d'ombra, delle grandissime zone d'ombra. E poi si arriva a un capitolo che è del tutto slegato da tutto il resto, sembra un capitolo che Calvino ha messo lì così quasi sbadatamente, però quel capitolo diventa quasi un'esegesi di tutto il resto, cioè è lì per spiegarci, per interpretare il testo che gli sta attorno, per dargli una direzione. Ed è il capitolo in cui uno dei personaggi, il comandante Kim, fa tutta una riflessione su partigiani e fascisti, cosa distingue gli uni dagli altri? È molto molto bello e molto interessante. Quindi partiremo con un approfondimento su questo capitolo e su quello che ci viene detto sui partigiani e sui fascisti in questo capitolo. Poi passerò a Cronache di poveri amanti. In Cronache di poveri amanti c'è, vabbè, al di là del fatto, ragazzi, ma cioè io che ve lo dico a fare che è un libro meraviglioso, ma questo ve l'ho già detto tante tante volte. In Cronache di poveri amanti c'è anche qui un capitolo che è quello centrale, questo qua, La notte dell'Apocalisse, che è un capitolo meraviglioso, strabello.
uno di questi approfondimenti vorrei dedicarlo proprio a questo capitolo, ma prima di arrivare alla notte dell'Apocalisse, che è quasi il culmine di un percorso, vorrei fare un approfondimento, quindi a questo libro verranno dedicate due puntate, chiamiamole così, vorrei fare un approfondimento su un personaggio molto molto importante, Osvaldo. Cronache di poveri amanti non è altro che il racconto di tutte le vicissitudini di una strada, di una via di Firenze, una via di un quartiere popolare a Firenze durante l'affermazione del fascismo, quindi saremo fine degli anni 20 più o meno, seconda metà degli anni 20. I personaggi di cui parla Pratolini sono vari, ci sono quelli dichiaratamente antifascisti, quelli che non si schierano, quelli che hanno paura, sono di varia estrazione. Osvaldo è un fascista acclamato, ma la cosa molto molto bella e molto interessante che fa Pratolini è spiegarci perché Osvaldo è diventato un fascista, non è nato cattivo. C'è tutto un motivo, c'è tutta una sua storia personale che poi confluisce nella storia nazionale, nella storia di tutti. Osvaldo, per dei motivi che Pratolini ci spiega, diventa fascista. E il suo diventare fascista culmina nella Notte dell'Apocalisse, che avrà un post dedicato tutto al capitolo. Poi, dopo questi due libri che si concentrano più su, appunto, sugli anni dell'avvento del fascismo e l'affermazione del fascismo, ci spostiamo con Pavese e Ginzburg al post, più con Pavese che con Ginzburg. Ossia, in La Luna e i Falò, Pavese ci racconta di un uomo che viveva in un paesino piemontese, che per varie sue vicissitudini riesce a lasciare, lui è orfano, non ha famiglia, comunque riesce a imbarcarsi, arriva in America, poi torna, sta a Genova fondamentalmente. Nel dopoguerra decide di tornare al paese per andare a vedere, non tornare nel senso di ristabilirsi, va a trovare le persone che, fondamentalmente un amico che gli è rimasto in paese. E quello che vediamo nella Luna e i Falò sono gli effetti della resistenza. La resistenza aveva creato delle aspettative, ovviamente, cioè c'era un regime oppressivo, la resistenza è stata la lotta contro quel regime oppressivo. Chiaramente tutto questo crea delle aspettative, tu pensi sì, c'è la resistenza, che bello, lottiamo contro i fascisti, ci liberiamo dei fascisti, sarà un mondo meraviglioso. In realtà il mondo meraviglioso non è mai arrivato, la resistenza spesso ha tradito le aspettative. E Pavese in La Luna e i Falò ce lo racconta, anche qui ci raccontano di dei partigiani che non sono senza macchie, non sono senza paura. Molto 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 bello questo, non vedo l'ora di parlarvene, anche su questo sarà dedicato un post. Infine concluderemo con Natalia Ginzburg, Lessico familiare, perché lei ci dà una prospettiva del tutto diversa su fascismo, antifascismo e resistenza. Mentre nei tre libri che vi ho mostrato prima c'è uno sguardo, come dire, di comunità, qui c'è uno sguardo familiare. Noi in Lessico familiare viviamo l'avvento del fascismo, il consolidamento del regime e poi la lotta al regime dal punto di vista intimo, privato di questa famiglia. Che poi la famiglia Levi fosse una famiglia molto, come dire, interna alla storia d'Italia, non so, quando appunto si stava instaurando il fascismo e Turati è dovuto scappare dall'Italia, è passato da casa Levi. Molte personalità importanti, di spicco della resistenza italiana, sono passate da casa Levi. C'è questo intreccio di privato e pubblico, però appunto Natalia Ginzburg ci dà uno sguardo su una cosa che appartiene a tutti noi, che è la storia che abbiamo vissuto, quantomeno come popolo, ce la fa vedere da un punto di vista della famiglia, da un punto di vista privato, intimo, del nucleo familiare. Anche questo molto molto bello. E niente, quindi questo è il progetto, spero che vi interessi, spero che lo seguirete. Ovviamente è un progetto open, non so come si dica, nel senso che se il progetto vi piace prendete e fatelo vostro, se vi va di parlare di libri, di autori che parlano della resistenza, andate, se vi va possiamo unificare tutto, cioè rendere tutto rintracciabile su Instagram con l'hashtag Resistenza Vera,
pensato questo hashtag qua, però fate come vi pare. Quello che vorrei fare con questo progetto, con questa rassegna di post, è mettere in evidenza anche le cose brutte della resistenza. E questo non significa snaturarla, non significa dire ok, la resistenza è brutta, no, la resistenza è bellissima, la resistenza è la nostra origine, dove veniamo ed è ciò a cui dobbiamo pensare sempre quando pensiamo al fatto di essere un popolo libero. Però guardarla nella sua tridimensionalità può aiutarci a sfuggire allo stereotipo, perché lo stereotipo è sempre male, sia che vada al nostro vantaggio che al nostro svantaggio. Quindi dare uno sguardo un po' più profondo a quello che è stato, secondo me, male non può farci. Quindi chiudo, vi invito tantissimo a partecipare. Contribuite come volete, se volete commentare soltanto i miei video, i miei post, se volete fare delle foto a dei libri che volete, come dire, far confluire in questo progetto, se volete fare voi dei video in cui parlate di questi libri o degli autori, o se qualcuno di voi studia storia o è esperto di storia e vuole parlare del periodo storico, fate. Parliamo della resistenza, conosciamo meglio la resistenza, ossia da dove veniamo. Quindi ci vediamo fra 2 settimane col primo appuntamento, che è appunto Calvino e il capitolo sui pensieri del comandante Kim su fascisti e partigiani. A presto, ragazzi!